Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Sesta festa della montagna Malgadoro alla sommità della Val Supina sotto il rifugio Magnolini, dove gli alpini di Costa Volpino hanno costruito una bella, elegante e moderna cappella votiva alla Madonna delle Nevi e dei Sacrifici d'Italia. Sei anni fa, quando fu eretta, oltre alla sistemazione della strada agro-silvo-pastorale dalla località Char a Malgadoro, il comune aveva ristrutturato anche la Malga, trasformandolo in un luogo accogliente e idoneo per campi scuola e luogo di riferimento per escursioni. Questa domenica, al termine del difficile, penoso e duro periodo di lockdown, la festa degli alpini, che doveva svolgersi tra poche persone, si è trasformata in una bella, partecipata e commossa festa della montagna. Ci ha concesso di ricordare questi due mesi e le persone che di Costa Volpino sono mancate in questi due mesi, oltre al ricordo di Don Angelo Credi, che è appunto il cappellano degli alpini di Costa Volpino, che anche lui è mancato in questi mesi. Il territorio ha risposto, siamo felici, siamo contenti perché la gente partecipa, ha capito fino in fondo che vivere alla montagna è anche giusto, perché ce ne accorgiamo durante tutto l'anno che le visite qui sono aumentate di tanto. Senza invito specifico, ma da alpino vero, non è mancato il vicepresidente della sezione ANA di Bergamo in rappresentanza dell'area 4, che ha voluto sottolineare il valore degli alpini tutti ed in particolare del gruppo di Costa Volpino anche nell'emergenza Covid all'ospedale da campo ANA alla fiera di Bergamo. Oggi ci tenevo particolarmente ad essere qua per ringraziare l'amico Ennio, capogruppo degli alpini di Costa Volpino, e tutti gli alpini per essere accorsi in aiuto della loro popolazione di Costa Volpino, ma non solo, anche di Bergamo, che sono venuti ad aiutarci nell'ospedale da campo. Quindi è veramente un grande orgoglio per la nostra sezione avere alpini come loro, che quando è il momento di chiamarli non si tirano mai indietro. Noi continueremo sempre a lavorare, il nostro zaino è sempre vuoto, lo riempiamo sempre di buoni propositi e di buone cose. E sorpresa nella sorpresa, durante la messa si è levato solenne e commosso il canto del coro La Pineta di Costa Volpino, i cui coristi hanno voluto onorare la cerimonia, come da 6 anni a questa parte, per riaffermare il senso dell'appartenenza alla montagna nel ricordo dell'amatissimo Don Angelo Cretti, che proprio lo scorso anno, da profeta, benediceva dall'alto tutte le vallate alpine nella sua ultima messa a Malgadoro.